tranquillo senza problemi, all'altro mondo niente patemi, e poi in fondo ad ogni girone c'erano tante belle persone. Stalin parlava senza albagia di liberismo e democrazia, poi mi chiedeva il suo amico Adolfo che sarà mai in questa puzza di zolfo. Mussolini un po' più disparte, con Nenni Togliatti giocava a carte, e Mille e Claretta andavano avanti spettacolando sui loro avanti. Ci sono molti illustri sapienti che a tutti quanti hanno dato lezioni, però morire sono renitenti e non si tolgono mai da marroni. Da subirince che strapassate sono anche loro interessati ad acquisire la conoscenza dell'arte della sopravvivenza. Però noi possiamo affermare che almeno uno ha posseduto un certo Socrate che a galleggiare ha preferito un bicchiere di cicuta. Ti fermo un attimo, Carlo, Socrate, approfondiamo il progetto. Lo so. Ma lo sai tu perché i notabili ateniesi ce l'avevano su con Socrate? Perché lui gli sbugiardava sulla pubblica piazza, così lo trascinarono in tribunale con un'accusa ridicola che non stava nemmeno in piedi. Tanto era ridicola l'accusa che Socrate vinse il processo e naturalmente fu condannato a morte. Vi sembrerà strano? No, non vi sembra strano, no? È perché anche voi lo sapete che in democrazia si vota, e in democrazia si vota come dice il partito. E se il notabile dice colpevole, l'ateniese sul coccio scrive colpevole. Poi il notabile però pensa, no, ma non fa bene alla nostra immagine, no, ma no, ammazzare uno solo perché rompe le scatole. E così manda a dire al guardiano di non chiudere la cella a chiave e di chiudere gli occhi se per caso il detenuto se la dovesse filare, così si dice all'inglese. Ma questo detenuto non era un detenuto qualunque, no, questo era Socrate, un uomo libero. E così liberamente Socrate beve la propria morte per suggellare la verità con un atto silenzioso che però è un grido lacerante. E mentre il suo corpo si arrende lentamente alla cicuta, Socrate vince la causa contro la potentissima, ipocrita cialtroneria di ogni tempo. La stessa causa di Antonio Russo. Denudare il potere di fronte alle sue stesse leggi, contraddire il giudice con il suo stesso verdetto. E nell'obitorio della capitale georgiana è stato rinvenuto un coccio di foggia antica, del tipo usato nell'antica Grecia, riportante un'iscrizione. E questa iscrizione recita: e che cazzo? C'erano anche gli inquisitori, c'erano scettici ed osservanti, papi, politici, imperatori ed altri simili restofanti. Avevo insomma raggiunto la pace in questa distinta congregazione, quando qualcuno più degli altri capace si alza e accende la televisione. Ed è così che abbiamo saputo del triste fatto che è accaduto, quando un cannone ha davvero sparato al fratello del nostro inviato. Quindi la linea molto incazzata, perché era vicino alla cannonata, e si cambiava dall'intervista che era incazzata con un terrorista che aveva commesso il grave errore di seminare un sano terrore fra chi da sempre garantito, perché il giornalista è scritto al partito. Ti chiedi perché la cosa mi tocca, è che sono stufo sera e mattina di vedere sempre più la sua bocca scorgere come un culo di gallina. Ti riferisco, Riccardo, Duccio, cosa gli fate il culo di gallina? Gli dico dubbio, protezionista. No, ma guardate, Pape, non è che ce l'ho con Lili Gruber affatto, no? No, il problema è che lei, come Mentana, no? Mentana, se avete presente Mentana, loro non fanno più informazione, loro fanno intrattenimento. Sono degli star ormai, no? Ve lo dico io,
ve lo dico io come funziona l'informazione, e ve lo dico con un esempio solo. Ogni anno in Italia 900 persone muoiono sul lavoro, ne fanno 3 o 4 morti al giorno, e Pape questo non lo sapeva, no. però sapeva tutto di Kate e Pippa, meglio si chiama Pippa Middleton. Ecco, ogni giorno, ogni santo giorno, 3 o 4 persone muoiono sul posto di lavoro e semplicemente non gli frega niente a nessuno. Poi un giorno avviene una tragedia, 7 morti, 7 operai, meglio, 7 persone perdono la vita in una fabbrica. E allora mi pare di sentirli nelle loro redazioni, Mentana, Gruber, no? Quanti morti? No! Tutti assieme! Ah, ma questa va in prima, mandaci tutti e anche il fattorino, dobbiamo fare uno scoop! Si sbatte il microfono in faccia ai cugini fino al quarto grado e anche al gatto di casa, lo voglio vedere piangere delle lacrime, ma vere le devono essere, capito? Vere, che qui ne abbiamo per mesi e con un audience che non ce l'ha nemmeno Sanremo. E se ci avete fatto caso, dopo la Thyssen ogni santo giorno ci dicevano che era morto Artan, volato giù dal ponteggio, e Marietto, schiacciato dalla pressa, e Joanin, soffocato in una cisterna, giusto quelli che fino a ieri non gliene fregava un... me ne merita nessuno. Ce lo dicevano tutti i giorni, appena finiva l'aggiornamento sui morti di Torino, come dire, noi siamo sul pezzo, vi informiamo, no, quella non è informazione. Quella è speculazione sul sangue, e non porta da nessuna parte, perché nessuno può capire, nessuno può farsi un'idea. E allora poi succede che la gente si schifa di vedere tutto quel sangue, sentire tutto quel sangue, che non capisce nemmeno perché qualcuno cambia canale. Cazzo! Sono scesi gli ascolti! Ma smetti con quella roba, non mi interessa più, sì, saremo un TG, ma lo sapete, no, che ci pagano quelli dei pannolini con le ali. Allora voglio dei bambini, voglio tanti bambini e dei cani, video bambini, cani, bambini, devo fare 3 punti di share, oppure li mando tutti a spazzare il cortile, va bene? E così Artan e Marietto e Joanin spariscono dai TG, non è che abbiano smesso di schiantarsi al suolo, no? Non è che hanno smesso di farsi macinare dalle presse, è solo che non gliene frega più niente a nessuno. Ok, dai, fammi un servizio sulle tette della Belen, voglio dei primi piani abissali, dici, devi immergere, capito? E poi mi metti dopo il reality, sai quello dove scopano in bagno? Oh, grazie a Dio per quelli che scopano nel bagno, Che c'è, che vuoi? Un morto in cantiere, ma è un bambino? No, è un cane, un operaio. Ma chi se ne fotte di un operaio? Facessero un po' attenzione, no, a quello che fanno. Cazzo, stasera c'è il super enalotto, 100.000 milioni, dico io, non posso mica perdere del tempo con queste stronzate, forza, via. Ecco, ora voi credo che capiate, perché io non ce l'ho con Lilli Gruber per commentare, no, io non ce l'ho proprio con nessuno. È solo che vorrei riuscire a colorare un po' questa bianca luce, a dare un senso a questo ambaradan, e attraverso Bocca di Rosa far parlare Antonio Russo, giornalista senza tessera, è un eroe, sì, perché un eroe controvoglia, un eroe ammazzato, un eroe censurato, un eroe dimenticato, ma non da tutti. Passato, dei giornalisti che sacra congrega, non voglio tessera, non voglio tutela, ma se mi chiamate ancora collega, anche da morto vi faccio querela. Un giorno ho sentito dei passi pesanti alle mie spalle, nella mia stanza, e ho capito che non erano santi e nemmeno campioni di buona creanza. Citaste il vostro breviario, ma la notizia c'era, vi dico,
e mi calzava come un sudario. Se fosse stato qualunque sicario a torturarmi, a schiacciarmi il petto, avresti aperto il vecchio cassetto dei soliti pianti di repertorio. Ma se il mandante è un Vladimiro, nessun collega che faccia un servizio, e la procura non ha certo il vizio di sollevare polvere in giro. E non temetemi, cari fratelli, io non ci vengo nei vostri bordelli a razzolare con dei tromboni, mi rompo solo sto par di coglioni. A razzolare con dei tromboni, mi rompo solo, vi posso garantire, sto par di coglioni.